Io vi guardo. Allora Presidente, come è andata questo incontro? Io do un giudizio positivo, nel senso che le tre regioni hanno espresso anche a nome di tante altre regioni la loro netta contrarietà alle trivelle offshore in mare. Avevamo inizialmente prodotto una richiesta per un incontro con le tre, incontro che è stato fatto, ovviamente oggi il sottosegretario ha ascoltato, per la verità ha anche recepito il messaggio anche piuttosto allarmato delle popolazioni e di noi presidenti, avrebbe approfondito le nostre richieste che poi si sostanziano in una sorta di moratoria, sospensione di tutte le attività autorizzatorie e apertura di un tavolo tecnico, istituzionale e politico per discutere esattamente come procedere, vista la nostra contrarietà. E ci aggiorniamo da qui a qualche giorno, attendiamo ovviamente che il sottosegretario ne parli col ministro in modo da capire esattamente qual è la posizione del ministero, del ministro, del governo. In base a quella posizione noi ci regoleremo sul da fare. Rimane in piedi comunque sempre l'ipotesi di un referendum abrogativo? Noi siamo stati molto chiari, noi utilizzeremo tutte le armi in nostro possesso democratiche, quelle che la legge, la norma, la Costituzione ci mette a disposizione. È evidente che non possiamo, avendo scelto la strada del dialogo, animarle come se fosse una sorta di leva di ricatto. O si fa così oppure apriamo la discussione, apriamo il ragionamento, è fermo il nostro ragionamento, è persuasivo. Nel Golfo di Taranto noi vogliamo fare esattamente il distretto turistico, non vogliamo fare il divieto. Possiamo condividere col governo un percorso? Dopodiché, se questo è, bene, altrimenti è evidente che faremo ricorso alle nostre, diciamo, legittime prerogative. Tra le prerogative c'è anche quella del referendum.